Allora, intanto qua dobbiamo dire che siete in un tuo concerto venerdì 6 marzo alle ore 17 nella sala dei chierici della Biblioteca Berio, che è la biblioteca della città di Genova, la civica biblioteca Berio, e siete tenuto questo concerto Paganini Ritrovato, dal titolo Paganini Ritrovato. Sono stati eseguiti inediti paganiniani che saranno successivamente registrati e inseriti in un CD. Questa registrazione verrà fatta il 30 e il 31 marzo. Quindi un'iniziativa molto interessante e molto prossima. E se ho capito bene, verrà usato per la registrazione il violino di Paganini, il Guarnieri del Gesù. Con Luca Fanfoni, violino, Daniele Fanfoni, violino, Luca Simoncini, violoncello, e Angelo Riverti, pianoforte. Quindi sarà un programma interessante, molto italiano, quindi Tartini, il famoso Chiello del Diavolo, la sonata in sol minore, e poi Locatelli, un capriccio. Locatelli fa parte, correggimi se sbaglio, di quel 700 violinistico italiano come Fiotti, certo. Tutti Locatelli, poi sono altri nomi importanti. Corelli era prima, ma certo, seicentesco. Sempre 700. E poi ovviamente gli inediti paganiniani sono questo molto interessante. Tre ritornelli per due violini e violoncello, preludi in numero 6 Alessandrina o Monferrina? La Monferrina, che è probabilmente una danza, io voglio ben immaginare, del Monferrino, che è utilizzata anche da molti elementi del pianoforte. Monferrina la trovi qua? Sì, certo, è come del resto come si chiamava quella della rivoluzione francese, la Carmagnola? Sì, hanno sì, hanno detto a del polima, hanno detto sono tutti i ritmi in 6 ottavi. E poi, scusa, ma non la risentiremo? Ah no, stavo no. Stiamo per mettere in scena Fedora, esatto, di Marco Giordano, e cortocircuito con Andrea Scinetti. Perché all'inizio la prima scena è basata su variazioni sulla Carmagnola. Invece in Chenier abbiamo sicuramente il Saira. Sì. Mi ricordo se abbiamo anche la Carmagnola. Il Saira sicuramente. Insomma, quella è. Qua vi dimostriamo che siamo confusionari, ma ogni tanto qualcosa ci non viene. Abbiamo finito di dire comunque. Allora, tornelli per violino. Ci siamo fermati sulla Monferrina. Sei alle Santine Monferrine per violino. Poi, per violino e violoncello. Capriccio. Per violino solo. E poi la preghiera, la versione originale della preghiera del Mosè di Rossi. Sì, sul Mosè di Rossi. Sulla quarta corda. Variazioni sulla quarta corda. Ah sì? Sì. Fantastico. Sono molto carine. Se avessi il pianoforte attaccato te le farei sentire, perché quella non ce ne so. Molto, molto carine. È da Tarino, questa bellissima melodia. Tarino, la prima variazione fa Tarino, Insomma, quindi un'interessante iniziativa della città di Paganini col violino che di Paganini fu. E ora chissà che cosa passa per la testa e nei cuori di questi 6 candidati, sicuramente.